la passione per l'atletica leggera unita a un forte sentimento etico. Questa è ATL Etica, la nuova società sportiva presentata ufficialmente sabato 16 settembre a San Vendemiano. Una vera e propria scuola che ha come principi la trasparenza e il fair play, che mette a disposizione dei giovani del territorio un nuovo spazio in cui poter praticare diverse discipline atletiche. La presentazione ufficiale è avvenuta alla presenza delle principali autorità del paese e del mondo sportivo, giovani atleti seguiti anche nell'attività scolastica, sponsor selezionati, apertura alle altre discipline sportive, scuola di formazione permanente per gli allenatori e simbolo della società, un asino con le ali, a significare la sfida alle convenzioni, fantasia al potere e salto culturale per provare a scrivere una nuova pagina di sport. Questa nuova sfida è nata da un insieme di tanti fattori, il principale è quello di occuparsi dei bambini e per quello che svolgiamo questa manifestazione oggi nella scuola, proprio qui a San Vendemiano, siamo stati accolti dal nostro sindaco qui, Guido Dossin, a braccia aperte, e perché comunque San Vendemiano è uno dei comuni che è più recettivo nello sport. Emanuela ha fatto questo lavoro come vicepresidente, come presidente in altri sport qui a San Vendemiano, lei è qui di San Vendemiano, io di personale faccio l'imprenditrice, cerchiamo di formare, oltre che l'educazione per i bambini, anche tutto quello che riguarda la motorità dei bambini, e abbiamo dei progetti che riguardano sia le scuole elementari, ma arriviamo fino ai 100 anni, puntiamo ad essere diciamo un po' così competitivi anche tra di noi, ma senza creare troppi complessi tra i ragazzi, perché bisogna fare lo sport divertendosi. Nasce come SRL questa società, quindi non è un'associazione sportiva ma è una SSD ARL, e nasce proprio col principio di essere aperta a tutti, di voler essere trasparente, ed è per quello che ATL Etica porta questo nome pesante, ma cercheremo di essere il più aperti possibili verso tutti. Vogliamo anche tornare ai vecchi oratori, a formare dei dopo scuola per i bambini, dove magari i genitori che non sanno a chi lasciare questi bambini, e creare questi dopo scuola dove facciamo varie attività, dalla psicomotricità alla ginnastica artistica, a pittura, abbiamo il tutor di lingue, il tutor per fare i compiti a questi bambini, e per cui vogliamo proprio creare anche una comunità, diciamo, di questi bambini, e tenerli comunque, averli sempre, ce li coccoliamo infatti. E anche perché le sette donne che compongono la società più due uomini, quindi è una società basata solo sulle donne, tutte con figli, quindi io per prima ne ho uno di 8 e uno di 11, e sappiamo bene quali sono le problematiche da mamme nel portare i figli di qua e di là, dove metterli, cosa sport fargli fare. E proprio il progetto più importante che abbiamo e su cui puntiamo tanto è l'atletismo, che va dalla prima elementare fino alla quinta, e puntiamo nel far provare a tutti quei ragazzini tanti tipi di sport, quindi durante 5 giorni la settimana tenerli nelle nostre, diciamo, sotto il nostro tetto della TL, le nostre ali, e fargli fare tutti gli sport che San Vendemiano permette di fare, quindi dal ciclismo al nuoto, alla psicomotricità, all'atletica nel suo vero, alle lingue, ai compiti, ma non dimentichiamo anche che abbiamo degli psicologi che lavorano con noi e che portano comunque a fare delle particolarità, anche portando a questi ragazzi uno stimolo per i compiti, per la scuola, perché è importante che i ragazzi devono andare bene a scuola, quindi sport, famiglia e scuola devono sempre girare assieme. Un risultato reso possibile grazie all'impegno e all'entusiasmo profuso da un team di appassionati ed ex campioni del mondo dello sport.